Sono Giacomo Marcario e faccio parte del comitato di redazione del Corriere Nazionale. Grazie all'incarico ricevuto dal direttore del giornale, dottor Antonio Peraggine, mi occupo essenzialmente, oltre che di attività, delle attività culturali in senso più ampio, nello specifico mi occupo di attività politica e della giustizia. Ed è proprio a questo proposito che riteniamo opportuno che qualcosa vada detto e che vadano fatti degli approfondimenti. Sin dal primo momento, da quando ci siamo occupati i problemi della giustizia, che come è noto in Italia sono veramente tanti, uno dei problemi che ci ha particolarmente interessati è quello relativo alla questione dei giudici di pace. I giudici di pace, il cui ruolo fu istituito nel 1971, non hanno mai avuto in questi anni, nonostante si siano notevolmente impegnati per assolvere al loro compito, smaltendo gran parte del lavoro della giustizia. Si parla addirittura di un lavoro che rasenta il 60% delle pratiche, della giustizia, delegando ai giudici togati la parte restante. Ora, la questione che i giudici di pace si sono poste risalgono ovviamente, sono annose e riguardano essenzialmente il fatto che questi giudici non sono mai stati stabilizzati. Sono partiti come magistrati, come giudici precari e hanno continuato ad esserlo. Essere giudici precari nel mondo della giustizia, che è ovviamente presieduto dai giudici togati, che hanno un trattamento professionale del tutto rilevante, significa non poter godere dei diritti, più elementari che spettano ai lavoratori. I giudici di pace non hanno trattamento economico adeguato, non hanno trattamento previdenziale, non hanno trattamento assistenziale, non possono godere delle ferie, non possono godere di una polizza assicurativa. Se prendono una macchina per andare in ufficio, non sono assicurati. Nel corso delle loro udienze in tribunale non sono assicurati. Così non sono assicurati se cadono ammalati, se hanno bisogno di prendere le ferie aspettative o la maternità. Ora, su questa questione, posta più volte all'attenzione del governo e ultimamente del ministro Orlando, c'è stata una presa di posizione in senso contrario, nel senso che nel mentre per un verso le associazioni di categoria, a cominciare dall'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, più le altre associazioni che rappresentano tutto il mondo dei giudici di pace, si sono messi insieme, hanno in maniera unitaria preparato delle istanze da proporre. Abbiamo visto una netta chiusura da parte del Ministero della Giustizia. Guarda caso, la chiusura non riguarda l'ampliamento delle competenze che nel tempo sono state effettuate a carico dei giudici di pace. Ma la difficoltà sta nel fatto che dover rivedere il trattamento economico dei giudici di pace fa aumentare il bilancio dello Stato da 150 a 170 milioni. Diventa una cosa ridicola se si pensa che questi magistrati onorari assolvono al 60% del loro, non da solo, ovviamente insieme anche ultimamente ai magistrati onorari e ai vice procuratori onorari. E quando tutte le istanze sono state rigettate, allora è incominciata la stagione degli scioperi. Non si era mai fatto un discorso di questo genere, ma purtroppo però lo si è dovuto fare per porre innanzitutto all'attenzione della magistratura, ma soprattutto all'attenzione del Parlamento e del governo, la gravità della situazione, per coinvolgere l'opinione pubblica, perché si rendesse partecipe del problema, del grave dramma sociale e umano che questi magistrati stanno subendo. E ultimamente siamo arrivati a ben sei scioperi, il prossimo sciopero
inizierà dal 19 e si concluderà il 21 aprile. È uno sciopero importante perché prende lo spunto da un parere espresso sulla stabilizzazione dei giudici di pace dal Consiglio di Stato. Guarda caso, il ministro Orlando, non potendo o non sapendo scegliere da solo, eppure il ministro Orlando ha ricevuto molti input da parte dell'Unione Europea, ha ricevuto molti input da parte del Consiglio Europeo e da parte della Commissione per le petizioni, con le quali l'Unione Europea ha più volte detto al governo italiano che i giudici di pace andavano equiparati ai giudici professionali e che le loro istanze andavano accolte per un fatto di giustizia. L'Italia è l'unico paese in Europa, al mondo, che non tutela i propri magistrati onorari ed è una cosa estremamente grave. A seguito poi, peraltro, di queste inadempienze, di questa disattenzione, di questa sordità del governo italiano e del ministro Orlando, il Consiglio europeo ha avviato una procedura per condannare l'Italia attraverso il procedimento della infrazione. Questo procedimento sta andando a ritmo galoppante e l'ultimo comunicato, l'ultimo avviso della Commissione per le petizioni dà un out al governo e dice che entro la fine di maggio occorre chiudere la questione, o comunque occorre che il governo dia una risposta chiara. Ma il problema fondamentale è che ancora una volta lo stesso Consiglio di Stato nega che si possa procedere ad una stabilizzazione diretta dei giudici di pace e dei giudici onorari. Perché il Consiglio di Stato dice questo? Il Consiglio di Stato guarda all'ultima legge, alla legge numero 54 del 2016, con la quale il Parlamento e il Governo hanno approvato una legge delega per poter procedere poi ad un riordino di tutta la magistratura ordinaria.